Ciao a tutti, eccoci in trasmissione appunto, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, Radiogramma 5. Come avete sentito dalla sigla, quando c'è questa sigla sapete che c'è ospite il nostro amico Ettore Ruzza che ci parlerà un po' del mondo celtico, del mondo veneto antico. Prima di lasciargli la parola, ricordo un po' di appuntamenti che sono più o meno legati alla trasmissione, alle nostre iniziative, alle nostre realtà. Do soltanto l'elenco, poi le persone interessate su internet o chiamando o con antisistemi avranno le coordinate. Ora il calendario è così articolato per il momento. 25 marzo, sabato alle ore 17, Jesolo, Bosco Sacro della Federazione Pagana, rito dell'equinozio di primavera. Il 31 di marzo, venerdì alle ore 21, tiene Biblioteca Civica conferenza di Federico Moro, presenterà il suo libro La Custode dei Misteri, che è il secondo libro della trilogia sui veneti antichi, perciò Moro lo conoscete, quando è stato ospite anche in trasmissione ha presentato La Voce della Dea, questa è la seconda opera sui veneti antichi, penso sarà veramente interessante. Giovedì 13 aprile, ore 21, c'è il Mut dei Pagani, dei Wiccan, dei Politeisti a Mestre. Questa volta si terrà al Pub 68 in via San Donà Mestre, davanti alla COP. 14 aprile, venerdì santo per i cristiani, c'è la cena del Musso, zona Bassano de Grappa. Per chi è interessato, si faccia viva, insomma, si può chiedere informazioni. Questo perciò è il calendario abbastanza denso, poi ci saranno altre sorprese, se il tempo lo permetterà. Bene, Ettore, vai pure. Ecco, buonasera a tutti. Non ho parole per ringraziare Francesco perché lui così solerte quando ha un'ora libera mi invita e io naturalmente ne sono anche felice, ecco. Vorrei spendere due parole su un appuntamento che vi ho appena parlato per quanto riguarda il libro La Custode dei Segreti di Federico Moro, un libro che io naturalmente ho letto e devo dire che l'ho trovato estremamente interessante perché vi lascia fino all'ultimo sempre con una suspense che sembra proprio un film tipo Hitchcock, ecco, per fare tra parentesi un attimino, per parlarvi un attimino di questo libro che tratta veramente i veneti antichi, i galli e il mondo romano. Però non mi voglio dilungare su questo, ecco, chi ha la possibilità di poterlo comprare oppure partecipare a questo incontro, io penso che sarà una serata molto molto interessante. Quello che volevo parlarvi questa sera è la civiltà dei veneti antichi, poi il cuore del Veneto antico e poi, se ci sarà ancora del tempo, parleremo un po' del mondo celtico. Ecco, la civiltà dei veneti antichi, in questo vasto territorio esteso fra il Mincio e il Po ed il Tagliamento dalle lagune costiere nord adriatiche all'arco alpino, era abitato nel primo millennio avanti Cristo da una popolazione chiamata nelle fonti greche Enetoi e nelle fonti latine Veneti. A partire dalle prime fortuite scoperte ottocentesche, l'archeologia ne ha progressivamente precisato e ricostruito alcuni caratteri distintivi. Vi era parlata una lingua definita dai linguisti venetico, che presenta affinità lessicali e grammaticali con il latino. Fu scritta a partire dal VI secolo avanti Cristo con alfabeti provenienti dall'Etruria. I principali centri sorgevano presso i corsi fluviali e la ricerca archeologica vi ha identificato strade interne, aree di lavorazione artigianale, abitazioni quadrangolari divise in più vani. Le costruzioni adottavano in pianura la tecnica del gratticcio con pali portanti. Nell'area pedemontana le parti inferiori dei muri erano parzialmente incassati nel pendio, erano di pietrame a secco, mentre l'elevato era ligneo e rivestito di intonaco argilloso. Il rito funerario dei Veneti era l'incenerazione, anche se non mancano esempi di inumazione, cioè la differenza era incenerazione che veniva bruciato, inumazione sepolto.
dentro ed intorno al vaso ossuario, deposto in una semplice fossa ad una cassetta lignea o di lastre di pietra, era collocato il corredo funebro, composto da oggetti d'uso pratico o simbolico. Ecco, queste cose le potete vedere comunque al Museo di Este. Oltre a quelle personali, eventualmente con busti insieme alla salma e da vasellame ceramico o metallico accessorio. Il corredo è un importante indicatore del sesso e del ruolo sociale del defunto. Nelle necropoli, talora delimitate da recinzioni lignee o di pietre, e le sepolture si presentano singole o in raggruppamenti, spesso all'interno di tumuli. Il tumulo è una specie di sovrappieno di terra, che ce n'è uno molto interessante anche a Castelfranco, e un altro è a Riese Pio X nelle vicinanze, tenuto anche male tra l'altro, e non è mai stato scavato fortunatamente. La religiosità dei Veneti antichi era in relazione con la natura o con il ciclo della vita, e le ricerche archeologiche hanno permesso di identificare vari tipi di aree a destinazione sacra poste all'interno o in prossimità degli abitati, o in zone più isolate di confine e di contatto tra comprensori territoriali diversi. Può trattarsi di semplici o limitati recinti, al cui interno si organizzavano le pratiche sacre, e di complessi più articolati riconosciuti come santuari, anche se privi sostanzialmente di architetture monumentali in pietra, dedicati soprattutto a divinità dei poteri sananti. E posti con frequenza in relazione con l'acqua, anche all'interno delle abitazioni, sono talvolta documentati piccoli depositi di oggetti selezionati con funzione culturale. Le pratiche religiose comportavano l'offerta di oggetti ceramici e metallici, in molti casi con iscrizioni dedicate e votive. L'esposizione di bronzetti a figura umana o animale posti su piccoli piedistalli, il sacrificio di animali con la preparazione e il consumo di porzioni di cibo e di bevande, alle pratiche agricole e forestali e all'allevamento di varie specie domestiche, fra cui spiccava quello della pecora da lana e dei cavalli. Infatti i Veneti affiancavano tecnologie artigianali specializzate nella lavorazione della ceramica e del bronzo. Importanti attività di scambio erano indirizzate verso i bacini minerari o metallurgici delle Alpi orientali, civiltà di Hallstatt. Ecco qua che ci sono stati i primi contatti con i gruppi celti. Hallstatt è una città, una cittadina in riva a un lago in Austria, famosa per il sale, per le miniere di salgemma, dove sono stati ritrovati tantissimi reperti celtici, e hanno anche un museo che è molto interessante, perché il sale e la torba del terreno ha mantenuto perfettamente anche alcune scarpe, pensate un po'. E del Tirreno, civiltà villanoviana etrusca, attraverso la mediazione di Bologna, contatti diretti con i greci a partire almeno dal VI secolo a.C., si realizzarono tramite i centri costieri greco-etruschi di Adria e di Spina, e probabilmente tramite quello veneto di Altino. Ecco, Altino molto famoso perché sotto c'è una città, anche se uno magari va a visitare, c'è un piccolo museo molto interessante, e intorno a questo museo ci sono tantissimi reperti di questa città, ma purtroppo, siccome che non ci sono fondi, non si possono scavare e portare alla luce. I fondi ci sono per le parrocchie. Ecco, oggi, sì. Oggi ho letto un articolo in cui appunto le ultime manovre sono state di stanziare diversi decine di milioni di euro, e il 32% andava per il restauro delle parrocchie. E se parlando di Reitia, se era sul Il Mattino, la Tribuna di Treviso di sabato, non so se hai visto l'articolo. Anche Il Mattino. Ecco, sul Mattino di Padova c'era l'articolo a Reitia, in cui appunto gli scavi sono stati finanziati dai tedeschi per poter catalogare la roba che c'era nel Museo Nazionale di Este.
No, è vero. E infatti hanno fatto, mi sembra che siano 16 volumi, sì, che è una cosa... 13 volumi, che secondo me questa deve essere un'opera che deve essere molto molto interessante, perché probabilmente là c'è proprio tutta una ricerca più archeologica, però anche di fondo su tutti i reperti che sono stati trovati, e poi probabilmente ci sono dei luminari dell'archeologia e chi ha studiato poi questa cosa, che secondo me fanno riferimenti che sono veramente molto interessanti. Io spero che sia, che ci sia anche la presentazione poi di questi libri, che ricordiamo che questo non succede in Italia, succede in Germania. Questo succede in Germania perché probabilmente alla cultura dedicano più attenzione, perché sanno che poi alla fine c'è il flusso turistico e perché probabilmente hanno più sensibilità di certi nostri personaggi. Esatto. Ecco, che magari si lasciano perdere, diciamo, traviare ecco. Però non andiamo oltre. Esatto. Visto che siamo in par condicio. Poi naturalmente penso un 20 minuti alla fine della trasmissione apriremo anche, d'accordo, le linee, così Francesco poi possiamo dialogare anche con chi ci sta ascoltando. Ecco, all'interno della società veneta sono attestati già nell'VIII secolo a.C. alcuni gruppi familiari dominanti, i cui individui manifestano il proprio ruolo di potere e la propria ricchezza attraverso la tesaurizzazione delle tombe e di oggetti personali prestigiosi e simbolici. Ecco, infatti, al Museo di Este c'è un'importante mostra di ornamento e di simbologie che fa riferimento a Nerca Trostriaia, e in cui è molto molto bello da vedere. C'è una telefonata? No, beh, l'ascoltatore ci ha ripensato. Ecco, si importavano e si imitavano armi, vasellame, ceramico e manufatti metallici e in materiali preziosi che gli uomini sfoggiavano nella propria panoplia e nella pratica del banchetto con consumo di carne e di vino, mentre le donne ostentavano le attrezzature per filare e tessere. Reperti e contesti di ritrovamento indicano la permeabilità della società veneta ad usi, comportamenti e tecnologie delle coeve società etrusche, greche ed italica fino al IV secolo a.C. Nel IV secolo e nel III secolo a.C. si affiancheranno i modelli celtici. Si ipotizza, a seguito di infiltrazione di piccoli gruppi di Celti nel territorio veneto stesso. Nel corso del II secolo a.C. infine si manifesterà lo specifico rapporto preferenziale per i Romani, con i quali i Veneti si assimileranno progressivamente nell'assetto economico, politico, linguistico e culturale. Tale processo di integrazione condurrà all'inizio del primo secolo d.C. sotto Augusto alla definizione della decimo Regio Venetia ed Istria. Il nostro ascoltatore insiste. Bene, facciamo? Sentiamo. Sì, pronto? Pronto, cari studiosi, sono il professor Teotocris, buongiorno. Ciao. Volevo appunto intanto fargli tanti complimenti per le vostre spiegazioni, perché appunto oltre al materiale fotografico, il materiale che riguarda in modo particolare gli architetti è costituito dai seguenti attrezzi: alidada tacheometrica, teodolite, bussola ed eclimetro, mirino, paline bicolori, paletti, treppiedi e quant'un altro. Grazie ancora e viva! Continuate così! E viva! Grazie. Grazie. Io non faccio altro che ringraziare questo signore, perché naturalmente trova interessante la trasmissione. Però ecco, io il richiamo che vorrei fare, mi sembra aver capito che è un professore e che ed è titolato magari su queste tematiche, magari anche di collaborare, che è molto importante, collaborare con chi poi ha questa passione,
che trova molta restrizione nel mondo istituzionale, sarebbe sì, da creare un bel gruppo per portare avanti queste tematiche. La cosa più importante è poi ricordare le nostre radici e fare quello che è possibile per ricordarle. Soprattutto, che mi sembra che da parecchi anni a questa parte ci stiamo proprio dimenticando noi veneti antichi, noi veneti di questa cosa. Este, che è una cittadina a una trentina di chilometri da Padova, è definita città madre dei veneti antichi, grazie poi anche a delle scoperte archeologiche che dal 1876 si susseguono a tutt'oggi in una felice simbiosi tra il museo e territorio, intesi entrambi come luoghi di ricerca. Per questo motivo, per lunghi anni, fin dall'Ottocento, Este è stata il punto irrinunciabile di riferimento per ogni approccio scientifico in materia. Ecco, guarda caso che i tedeschi ci hanno messo il naso sopra, fortunatamente. La ricchezza di documenti scritti, inoltre, la qualifica come principale centro di studio per la scrittura venetica, che qui ebbe la sua maggiore espansione e visibilità. Tra l'altro voglio fare un inciso, perché conosco personalmente la dottoressa Ruta, che è il direttore di Este, poi deve essere anche il referente archeologico per la provincia di Padova, per Padova, e poi anche la dottoressa Bonomi, che è direttore del Museo di Adria e nonché di questo territorio. Devo dire che sono proprio due esimi e figure molto intelligenti, molto preparate, e devo dire che quando io corro ad ascoltarle, perché ogni tanto fanno qualche conferenza, devo proprio complimentarmi con queste due figure, fortunatamente che ci sono. La città sorta sull'Agidie, che un tempo lambiva, dovette per sua fortuna alla posizione privilegiata al centro di un sistema di comunicazione ad ampio raggio che comprendeva verso Bologna e l'Etruria la costa adriatica e lo scalo di Adria verso nord, la regione abitata dai Retti, e quella centro-europea attraverso la valle dell'Adige. Si conquista la qualifica di capitale dei Veneti antichi dominando un ampio comparto territoriale fino ai confini dello Stato Veneto, che doveva correre lungo il Mincio, l'insediamento che ebbe la massima fioritura tra l'VIII e il VI secolo a.C. Si formò e si consolidò grazie alla presenza di una solida aristocrazia terriera, cui si affiancheranno un'elite di artigiani, soprattutto del bronzo, e un'attività di classe mercantile. Di tale fioritura la migliore testimonianza si coglie nei corredi tombali che il museo a Testino conserva, numerosi e ricchi, come si parlava prima. Il VII secolo si racconta nel prestigio che i corredi funerari conservano, evocando uno stile di vita aristocratico e sontuoso, di forte affermazione nella società dell'epoca. A questo momento si ascrive lo sviluppo dell'arte delle situle, che abbraccia un vasto territorio della Lombardia alla Slovenia, all'Austria, alle coste adriatiche. Ecco, per fare un inciso, chi non conosce l'arte delle situle è, per dirla in breve, ecco, perché magari possiate capire, la situla è un vaso in bronzo dove all'interno si metteva un altro vaso in ceramica e all'interno c'erano praticamente le ceneri e quei piccoli resti che restava dall'incenerazione del defunto. Ce n'è una bellissima ad Este che si chiama Situla Benvenuto, che è talmente cesellata che secondo me vale la pena vedere, insomma, ecco, perché percorre proprio tutto un passaggio e alcuni disegni hanno, ci sono dei cavalli per esempio, dei cervi, insomma c'è tutta una coreografia, la vita dei campi, ecco, probabilmente era il percorso che il defunto aveva fatto nella vita. Sarà bello quando verrà fuori la situla, quella trovata sull'Alpago, trovata 2 anni fa sull'Alpago, che stanno studiando, mettendo a posto, e quando usciranno le pubblicazioni sarà veramente interessante vederla.
Ecco, tra l'altro io voglio fare anche un inciso, magari se sarebbe molto interessante, che io so che questa radio arriva fino a Verona e voi sapete che a Opeano è stato trovato, che io ne avevo già parlato diverso tempo fa, dell'elmo di Opeano, e il nostro gruppo di che poi si collabora assieme, adesso questo elmo è uno scantinato del museo a Firenze, ma pensate che noi come artigiani così siamo riusciti a ricostruirlo, e io spero che questo elmo talmente fatto bene che sembra quello autentico, quello vero, e lo potete vedere sicuramente il 20 e 21 maggio alla rievocazione storica che verrà fatta a Borbo Rico. Allora, ecco, le coste in cui Este gioca un ruolo da protagonista. Non è solo la notevole presenza della scrittura fin dal VI secolo, attestata con l'adozione di un alfabeto mediato dall'Etruria settentrionale, a definire il profilo urbano nel centro atestino. A questo aspetto si aggiungono manifestazioni quali il rinvenimento, alquanto raro, di un sistema di strade e di una corona di santuari che la cingeva protettivamente. Ecco, tra l'altro il museo è collocato in un punto significativo per la storia della città, all'interno delle mura ezzeliane e negli spazi di un antico palazzo patrizio, istituito come sede espositiva, pensate, dal 1902. Ecco già quanto ai primi del Novecento, fine Ottocento, per la passione di alcune figure, anche Prosdocimi mi sembra, siano riusciti poi a ricavare uno spazio in cui poi dedicare per farne una mostra museale, che poi con gli anni comunque è stata strutturata e adesso secondo me trova il giusto spazio, ecco, che merita di andare a vedere. Bene, questa era un po' tanto per fare un principio di discorso su quello che sono ed erano stati i Veneti antichi. Adesso vi voglio parlare un po' del mondo celtico. Ecco, come si autodefinivano i Celti? Che voi dovete pensare che poi molti filosofi di allora hanno lasciato delle scritture sul portamento, sul comportamento e anche sulla figura del mondo celtico, del popolo celtico, e ne parlano come dei persone di statura molto imponente, ma che avevano anche una peculiarità che in special modo quando dovevano combattere trattavano i capelli in un modo particolare e avevano un aspetto terrorizzante, ecco, di fronte al nemico. Infatti ne parla anche Teodoro che i Galli, così chiamati, si bagnavano sempre i capelli con l'acqua nella quale scioglievano del gesso e poi la tiravano indietro, in modo di far vedere una fronte e le tempie molto ampie, e in modo che questi capelli restavano dritti e avendo anche capigliature lunghe, potete immaginare che avevano una conciatura o una permanente molto ampia, e di fronte al nemico, ecco, questi avevano questo aspetto un po' terrificante perché tutti avevano questi capelli bianchi ingessati. Questo era un particolare che magari molti non sapevano. E il loro aspetto, Teodoro scrive, che ricorda un po' quello dei satiri e dei pan, sì, che era lo spirito dei boschi. Magari. O anche Silvano era lo spirito dei boschi italici. Ecco, grazie a questo trattamento,
la chioma è sempre più compatta, dal punto addirittura da non distinguersi da una criniera di cavallo. Raffigurazione dei galli illustrati non soltanto la struttura corporea, ma anche la chioma e i ciuffi sono reperibili soltanto nell'arte mimenica dei Greci, degli Etruschi e dei Romani, quella cioè che mira all'imitazione della natura. Questi tre popoli erano anche i più minacciati dalle migrazioni dei Galli, cioè Greci, Etruschi e Romani. Toccò per primi agli Etruschi che a partire dal VI secolo a.C. vennero cacciati dai Celti dalla pianura padana, territorio che in seguito i Romani chiamarono Gallia Cisalpina, vale a dire la Gallia al di qua delle Alpi. Nessuna raffigurazione dei Galli ci giunge ancora dalla prima fase dell'arte etrusca. Nel contesto delle scelte artistiche e arcaiche non era immaginabile differenziazione di fenotipi razziali, quella che è probabilmente la raffigurazione dei Galli più antica a noi pervenuta. Si trova in uno stumnos, che è un recipiente panciuto con due anse orizzontali. Falisco, vale a dire etrusco meridionale, del primo quarto e del quinto secolo a.C., che questo è conservato nel Camides Museo di Bonn. Tra un guerriero etrusco o romano, a piedi è un cavaliere che indubbiamente è un gallo, che viene assalito da destra, compare un altro guerriero nudo. Questo immaginatevi che è una raffigurazione che è esposta in questo museo. Questi indossa soltanto una cintura in vita, alla quale pende a destra un lungo fodero di spada, imbraccia uno scudo ovale e brandisce la spada con la destra. Stava seguendo con passi elastici il cavaliere quando all'improvviso si è reso conto della presenza dell'avversario alle sue spalle e volge il capo a guardarlo. Le figure dei guerrieri che assalgono la destra, il gruppo dei Galli, risultato parzialmente perdute per una lacuna, è ancora riconoscibile all'atteggiamento che è di colpo bloccato e il gesto per coprirsi con lo scudo. Ecco, questa è una specie di raffigurazione in cui sarebbe molto interessante vederla. Tra l'altro questa era esposta alla mostra dei Celti che si è svolta nel 91 a Venezia. Ecco, il secondo evento epocale del confronto tra Galli e popolazione mediterranea. Se vuoi, Ettore, c'è un nostro ascoltatore che insiste. Sentiamo. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao Francesco, sono Marco. Ciao. Volevo un po', non dico andare fuori tema, ma dire una. Volevo tirare un argomento teologico, scommetto. Tanto saluto il tuo ospite. Ciao. Ascoltando un po' quello che dicevi, mi sei venuto in mente un fatto che mi si è capitato 2 anni fa, no? E ero andato a sabato, di mattina ero partito in fretta, in macchina, ero andato su Roma, mia e mia moglie. Pellegrinaggio dal Papa? No, dal Papa no, non ero andato. Ero andato a una festa di uno che faceva una trasmissione per Radio Rai. E fatta la festa, eccetera, che mi finiva a mezzanotte, poco più, e volevo tornare a casa subito, insomma, quindi finì la festa, sono rimontato in macchina, sono partito da Roma, per uscire da Roma di notte, che non so neanche girare il mio paese dove abito, pensai a uscire da Roma, trovare la strada giusta se sta un'impresa. Ti sei perso strada, su via di Damasco. Praticamente sono venuto a casa e mi sono trovato a Viterbo, indicazione Viterbo, e dopo go gira su per Terni, insomma. Però a Viterbo, prima di entrare a Viterbo, o ero già passato, adesso non ricordo, saranno state le 2 di notte, mia moglie mi ha detto fermati un momento, e mi vo accostare, mi vo fermare da una parte della strada, che era una stradina che portava praticamente, di terra battuta, portava come dentro un boschetto, perché io proprio avevo una netta sensazione, con i fanali della macchina, di vedere che stavo entrando in un boschetto, quindi un posto dove io non ero mai stato assolutamente prima. E sono entrato e sono andato avanti anche per spostarmi un po' dalla strada, essere un po' così
mia moglie che aveva bisogno di fare un bisogno, così è due notte, non avevo trovato niente, in quel momento vado a fermarmi su un bar. E mico sono sceso dalla macchina per sgranchirmi un pochettino le gambe, sono andato avanti e sono entrato sotto il boschetto, ho continuato questa stradina, praticamente però dopo ho muoiato la stradina e so come è andato su per un piccolo pendio e insomma mi me l'ho sentito dentro, praticamente dentro un bosco, dentro circondato. Non vedevo neanche più la macchina, tra l'altro. Beh, mi sono stato bloccato in quel momento che mi sono fermato per così rilassarmi un po', pensai due notte, che c'era la luna, eccetera. Govù una sensazione, guarda che mi sono stato a scuola dei preti, quindi mi vedo Madonna e altari, quindi dei boschi, del paganesimo e de robe strane, delle sensazioni strane, e, non sapevo, non so niente, non sapevo niente, eccetera. Però quello che ho provato in quei 5 minuti là, dentro quel bosco, con che sensazione, era maggio, il periodo era maggio, l'aria di notte, la luna, il posto, l'isolamento, quei rumori che si sente, anche quel respirare particolare che si fa a una certa ora della notte, questa aria magari un po' più fresca, un po' più particolare del solito. Beh, mica ho provato delle sensazioni che messe insieme tutte queste robe qua... non so cosa che ho sentito dentro quel bosco, dentro che sì, robe di 5 minuti, non so, né un visionario, non so, uno diciamo che vedo Madonna e niente, ma mi quello che ho provato, in quel momento non sai che io Rodrigo dire una preghiera, un padre, no, niente, mico, solo, come se che si dice, in quel momento percepivo un qualche cosa, come se qualcosa si mettesse in contatto con qualcosa che avevo dentro me, e che in quel momento forse se parlava tra loro, se comunicava qualche cosa, e mi in un certo senso ho fatto da carta assorbente queste sensazioni. Più dico, vabbè, ve giuro, non bevo, non fumo, non tolgo droghe, ma mi quello che ho provato, che la sensazione là, di quel, l'unico desiderio, ecco perché ve lo racconto, sarebbe se mi capitasse di tornare ancora su quel posto, ma sarà impossibile che io ritrovo. Ma no, ma a parte, cioè, che quelle sensazioni le posso trovare anche in qualsiasi luogo, Ecco, probabilmente però, Francesco, sono stato anche in altri posti, ma non ho sentito quello che ho sentito dentro quel boschetto. Beh, logicamente devi trovare un luogo in cui sei in sintonia, devi trovare anche logicamente, tu che sei molto sensibile a certe cose, tipo la luna piena, per te favorisce alcune cose rispetto ad esempio alla mancanza di luna, perciò dipende anche poi dalla stagione. Probabilmente tu, essendo abbastanza accorazzato da un discorso cristiano, hai bisogno di qualcosa di specifico. Un pagano, ad esempio, questa condizione è una condizione normale quando entri in un bosco. Ecco, però quello che mi interessa è questo. Quella sensazione di piacevolezza tutta particolare, che non ha niente a che fare per dire con la situazione che so, perché per esempio più mi isolo e più avrei paura, come persona mi sto bene insieme con gli altri. Però in quel momento là, essere solo, eccetera... Non eri solo. Sicuramente no. Se tu guardavi bene avevi delle ninfe o delle ninfe o delle fate che ti danzavano attorno. Non so, Francesco, ecco, mi fin qua non arrivo. Comunque ti dico, sì, adesso ti spiego così, perché probabilmente voi altri vivi magari molto di più queste sensazioni, queste realtà, quindi vi spiegherei così. Mi piuttosto le asseria un pochettino così più nel vago, nella sensazione che ancora adesso cerco di così studiarmi, a capirla e approfondirla, viverla, perché è stata una cosa che mi ha una nostalgia enorme. Però ti dico, mi non mi è mai capitata in vita una cosa del genere. Chissà, sembrava un qualche cosa che, come che magari non so, se fosse stata un'altra persona vicino di me, eccetera, e sta cosa che avrei, diciamo, probabilmente stupì un po' tutti, avrei interessato un po' tutti, magari, non so, la sensazione si chiama il genio del luogo, il genio del luogo riesce a cambiare la personalità, Probabilmente sì. No, so che so rimontare in macchina, ho fatto un pezzettino di strada e non parlavo, e mia moglie mi fa, ma di solito dice te parli, che sei qualcosa, si sto stanco, eccetera. Però in quel momento non trovavo le parole per spiegare e preferivo tacere per riviverla a livello proprio di sentimento, a livello proprio scusami, ti eri caricato di sensazioni, sensazioni, sì, sì, ma sì. Guarda, vedi, questa sensazione che poi capita un po' a tutti, magari te è capitato che sei anche un po', diciamo, fuori da una
da un certo percorso, ecco, che ti è capitato a te, che sei un po' immune a queste cose, sì, ma sì, noi, sì, vedi, per esempio a me mi è capitato, entrando in un'arena, lo spirito dei morti, di tutti quei morti che sono stati, ti entrano e ti parlano e ti fanno capire, hai capito, alcune cose che probabilmente solo una concentrazione, una sensibilità ti fa capire alcuni passaggi. Però vedi, sai cosa volevo sottolineare? Che non era che io ero preparato a un rito, non era magari come a volte sento anche per esempio Claudio o Francesco che dice ma tal giorno sono in primavera, facciamo sto rito eccetera, e magari dopo tutta una certa serie di preparazioni forse qualcuno magari in quel momento riesce magari a sentire... Mi sono arrivato non assolutamente impreparato, è stata una cosa, come si dice, improvvisa, come che te perché venga vedi, un lampo perché, perché di solito la tua, diciamo, la tua sorveglianza, la tua vigilanza è fortissima, appena ti sei distratto, gli spiriti che erano positivi attorno a te ti hanno comunicato qualcosa, perché tu sei corazzato, ti ascolti Radio Maria, pensi a Padre Pio, pensi al Papa, e questo ti impedisce di essere in contatto. Nel momento in cui ti sei lasciato andare, queste energie si sono fatte vive, ti hanno comunicato qualcosa, e logicamente non conoscendole, per te sono state anche, diciamo, un fatto sconvolgente. Ma in realtà non è che serve a fare un rito, questo lo puoi fare in ogni momento. Condivido quello che ti dici, Francesco. Adesso te l'ho perso perché mi sei andato via stazione, sarà mia l'influsso di che sensazione, là. Comunque ti dico una cosa piacevolissima che desidererei tornare proprio, quasi per rimettermi a prova e per rivedere ciò. Marco, qualche volta invece di ascoltare Radio Maria entri in un bosco, in un fiume, e poi prova, ad esempio, hai mai provato con le ninfe dei fiumi? Sì, beh o brutte? Prova! Mica posso raccontarte? Dai che scherzo, vabbè. No, no, e Francesco mi contento delle poche esperienze, mi basta qui, è stata molto bella. Ne puoi fare anche di più intense, No, ti giuro, non aveva niente a che fare con le mie esperienze religiose. Ho sentito un qualche cosa di straordinariamente bello, magico e soprattutto naturale, non qualche cosa di come sai che si dice? Ma non è di imposta. Che mi sei confuso, che mi chiesi, diciamo, data la sensazione di essere un qualche cosa da fuori di testa, per dire, ma no, di una piacevole, di che sensazioni che mi ti dico in vita non le ho provate. Ti posso dire che ad esempio tra gli gnomi non trovi certo un profeta e nessuno verrà a farti una predica, gli gnomi sono più divertenti. Sai, nel monoteismo abbiamo tutti quanti i profeti con la barba che sono noiosi, gli gnomi sono molto più allegri. Certo. Va bene, dai. Bene. Vieni a qualche festa celtica e vedrai momento, come ti divertirai. Faccia un po' parte di qui che sei la vita, ecco, tutto qua. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Eh beh, d'altronde sono esperienze importanti perché sì. C'è un altro ascoltatore. Ok. Sì, pronto? Ciao. 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 Ciao Ivano. Saluto l'ospite. Ciao. Sono Ivano. Ciao Ivano. La radio Ivano. Ah, sbasso la radio? Sì, perché c'è un po' di un feto Larsen che, sì, ci, che ci fa sentire un po'. Che appunto purtroppo quando la radio è vicina al telefono ci crea un po' di problemi. Bene così? Dai, proviamo, vai pure. Niente, voglio sapere, no, se la trilogia di Federico Moro, dei saggi romanzati... Sono oppure... romanzi. Romanzi però con un'attenta cura storica, perché lui fa addirittura farsi fare visionare le informazioni che passa da esperti in archeologia, insomma, cioè lui va proprio a consulto, dicono questo i venti antichi ce l'avevano o non ce l'avevano, e in base a quello che risulta dall'archeologia lui scrive. Comunque non c'è niente di inventato, ci sono romanzi però saggi, mi diciamo saggi romanzati, insomma storici. Sono romanzi con riferimento storico concreto. Con riferimento storico, perfetto. Sì, perché c'è fuori, no, anche dell'Assellerio, c'è un specie di romanzo su Aristotele che fa la parte di indagatore, cioè la parte di ispettore che indaga. Detective, no, nei suoi tempi, di un omicidio che è avvenuto nei tempi in Grecia, e Aristotele, il personaggio proprio Aristotele, il filosofo, fa appunto l'indaga, fa il detective su
chi deve stare, insomma. Ah, quando vai, dico, io ho letto La voce della dea, dico, io non sono un grande consumatore di romanzi, anzi, sì, per sì, niente, però ti dico, ho trovato un bel romanzo, insomma. Sì, sì, comunque ho, diciamo che ho assaiato, che non è che mi interessava tanto se era un saggio, se era Aristotele, però se te mi dici che è un saggio, proprio dico un romanzo, diciamo, impregnato di storicità. Sì. Pensa che addirittura lui mi parlava, Federico, che quando doveva descrivere il tempio di Lagole, quello appunto che la custodia dei misteri, sì, è sì, andato sì, a chiedere come gli antichi veneti costruivano i templi in maniera tale da essere rispettoso proprio della verità storica. Sì, sì, perché io non ho letto ancora saggi romanzati, per esempio quelli dei Catari, per esempio, sono romanzi, diciamo, saggi romanzati, però fatti veri, cioè nel senso che sono fatti avvenuti, insomma, ecco, sì, 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 con personaggi dentro. La voce della dea è un fatto storico successo, sì, 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 cioè, ecco, è documentato, insomma. Sì, questo mi interessa, è questo che è il punto focale, diciamo. Ok, tutto bene, qua. Ciao Ivano. Ti saluto. Ciao, grazie. Ciao, c'è un altro ascoltatore, sei pronto? Ciao Francesco, ciao, sono l'ospite, sono Giusy. Sarebbe interessante parlarsi delle ninfe, è un argomento completo, specifico, è molto bello, insomma, magico. Le ninfe, è a proposito, le civette che dice che indica la strada del bosco se uno non trova la via del ritorno, che sembra un animale suggestivo, ma a me piace molto anche. Ecco, ti ringrazio, prego, ti seguo, ciao. Sul corso delle ninfe si potrebbero sprecare trasmissioni, cioè non sprecare, ma dire moltissimo, anche perché ce ne sono un'infinità di tipi. Vedrò, io prometto, poi mantengo fra 20 anni, mi prendo l'impegno di fare una trasmissione specifica sulle ninfe una volta, dai. Ecco, vede, per così magari spronare a Ivano, mi sembra che ha accennato sul libro, sì, di Federico Moro, no? Sì, è romanzato, però i riferimenti, i nomi, i luoghi sono reali. La descrizione degli Poi, che poi lui ha messo in questo racconto, che secondo me è molto, molto bello, ti fa vivere proprio quel periodo, con battaglie sanguinose, con dei risvolti sempre particolari, fin quanto che poi alla fine capisci l'enigma di tutto questo, di questa storia un po' articolata, ecco, che parla dei veneti antichi, insomma. Ecco, per questo io, d'altronde costa 10 euro, io vi consiglio, ecco, di comprarlo, insomma, perché vi fa e vi porta a conoscenza anche di luoghi che magari non conoscete, ecco. Sì, poi anche appunto che un autore è sempre importante, visto che si occupa così in maniera specifica del Veneto, è giusto anche riconoscerlo, visto che... Ecco che poi Federico Moro collabora anche con il Teatro Continuo di Padova ed insieme sono riusciti a fare degli spettacoli tramite gli attori di Teatro Continuo, che sono veramente molto, molto bravi. Tra l'altro hanno fatto proprio ad Altino l'anno scorso trilogia della Voce della Dea, insomma c'era un sacco di gente, che poi loro, sai, hanno questo manifestare che sembra veramente di vivere quel periodo un po' magico, un po' misterioso, che era la religione di quel tempo. Beh, se tu pensi già al Teatro Continuo con la loro opera teatrale Reitia della Memoria, cioè, che deve costare un capolavoro quell'opera. Sì, che tra l'altro noi abbiamo visto al Venigallia, sì, ti ricordi, l'anno scorso, ecco, che penso che quest'anno verrà ripetuto anche. E, bene, allora andiamo ancora. Per i Celti vale ciò che può essere detto a proposito di tutti i popoli barbari dell'Europa. Le vaghe e sbiadite tracce dei ritrovamenti tombali preistorici si riempiono di colore e vita e nomi solo allorché questi popoli entrano nel raggio di emanazione delle culture scritte dell'area mediterranea. Poiché della
letteratura punica e di quella etrusca non ci è rimasto nulla. Tutto ciò che sappiamo è di certo, al di là dei ritrovamenti archeologici sugli antichi Celti, lo dobbiamo alle testimonianze dei Greci e successivamente dei Romani. Tale trasmissione scritta è completata solo da alcune iscrizioni, perché sapete che i Celti non avevano abitudine di scrivere, se non altro poi tutta la trafila storica era riportata da druido in druido. La geografia e l'etnografia iniziano a svilupparsi nella Ionia nella seconda metà del VI secolo a.C. A quel periodo si può risalire anche alla prima testimonianza sui Celti. Essi sono menzionati da Ecateo attorno al 500 a.C. È possibile che questi conoscesse i Celti dell'entroterra della costa ligure di Massalia, sarebbe Marsiglia. Al VI secolo a.C. risale probabilmente anche la fonte del poeta tardo antico Avieno, il quale cita i Celti come nemici dei Liguri, stanziati più a occidente. Dell'opera di Ecateo ci sono rimaste solo alcune brevi e frammentarie citazioni, tuttavia è possibile affermare che essa non conteneva una descrizione etnografica dei Celti. Tale popolo in quel periodo era considerato ancora come semplice fenomeno marginale, uno fra i tanti popoli europei non degno di particolare attenzione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda Erodoto, la cui opera storiografica fu conclusa attorno al 430 a.C. Questi riferisce, forse attingendo da Ecateo, che il Danubio nascerebbe nel territorio di insediamento dei Celti. Dici c'è una telefonata? Sentiamo. Sì, pronto? Sì, sono Ivano. Ciao. Volevo confermare comunque, Ettore, sento che mi interessa come... il libro, i libri del Federico. No, non ti preoccupare, dai. No, anche non sai che, perché se romanzati, anzi, se è storicità, diciamo, mi interessa, insomma, perché anche ho usato un libro, un par di libri, insomma, mi piace, ecco. Sì, perché magari, scusami Ivano, magari uno fa un riferimento storico leggendo anche un libro senza annoiarsi, hai capito? Esatto. Ecco, sì, questo sì, è importante. Importante, sì. Perché la storicità, la verità storica, diciamo, dentro, diciamo, anche se è romanzato, non cambia niente, insomma, anzi, se molto più, ti prende molto di più, insomma, ecco. Secondo me, insomma. Ecco, prova a immaginare, no, magari un film americano sì. che riprende la storia da un libro, hai capito? Ecco. Sì. Sarebbe degno veramente il libro, esatto. Il libro di Federico Moro, esatto. Che è La custode dei segreti, sarebbe sì. molto molto bello poter fare un film, capisci? Perché c'è proprio il filone, il percorso di un film. Sì. Me l'ho fatto conoscere Francesco Federico Moro, dunque è merito suo che... Sì, no, ti dirò tra l'altro che è un giovane che merita essere riportato in luce, ecco, rispetto magari di tanti soloni che prendono i premi, e lui, sì, sai, nella sua umiltà cerca di portare avanti quelle che erano le nostre tradizioni e le nostre radici, capisci? Sì, ecco. Questo è importante, insomma. È importante, fondamentale, d'accordo? Bene. Ciao Ivano. Sì, abbiamo 5 minuti, Ettore, perciò... Bene, sai, qua il tempo veramente corre talmente in fretta che non basterebbero... Siamo andati a telefonata, dai. Bene, sentiamo. Sì, pronto? Sì, buonasera ragazzi, sono Sandro. Vi sto ascoltando e a me interesserebbe, se siete in grado di dirmelo, e penso di sì, il titolo della musica dell'apertura della trasmissione che avete messo su, è fantastico. È musica celtica, naturalmente. Questo lo so, no, ma se è il titolo mi ringrazio. Allora, va bene, ti diamo un consiglio anche musicale, facciamo poi pubblicità. Dai. Allora, si chiama La marcia di Brian Boru. La? E allora, il nome preciso è
Dunque, The March of Brian Boru, cioè sarebbe la marcia di Brian Boru. Marcia? Di Brian Boru, comunque è un CD dei Blue Daxis. Dei nomi difficili c'ho da scrivere. B-L-O-D. D-N. B-L. D-L. O. 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 D. Due O. Due sì, perché sarebbe asse di sangue. Allora D-L-O. D. D come domodossola. Sì. Spazio. Spazio. A-X. A-X. I-S. I-S. Blood Axis. Blood Axis. Blood si è. Sì, è sangue, sarebbe asse di sangue. O, vero? Perché ha due O. Sì. E allora si legge Blood, va bene. Ecco, e il CD si chiama Sacrifice in Sweden. Sacrificio in Svezia. Sacrifice in Sweden. Se trova in giro in vendita. Beh, è roba abbastanza alternativa, Sweden. Va sì, bene. Devi andare su negozi specializzati comunque. Sempre di musica celtica che a me piace, no? E io l'ho trovato io. Va bene. Speriamo di trovare questo qua. Sì, per caso mai se hai problemi, dai uno squillo, te lo facciamo capito, non sappiamo dove trovarlo, se non abbiamo. Forse se ti posso dare un indirizzo, un amico che ce l'ha. Tu usi internet? Sì, sì. www.sottomondo.com. E ora aspetta che mi scrivo, dai. Scusami, ma sì. Un po' di pazienza. Allora www.sottomondo. Aspetta, www.sottomondo. Sì. Sottomondo.com. Ecco. Sicuramente glielo trovi. Va bene. Bene. Grazie mille. Figurati, ciao. Buona continuazione. Ciao. Grazie. Vedo che siamo ascoltati, Francesco, e c'è parecchio interessamento. Vabbè, questo fa anche piacere perché naturalmente, come vedi, se anche le istituzioni ci dessero una mano, magari si potrebbe allargare un po' il giro, capisci? Invece purtroppo, cosa vuoi? Siamo così, anelli di fumo, che si poi si spenga. Vuoi dare il numero di telefono tu se qualcuno vuole? Sì, magari se qualcuno vuole conoscermi oppure vuole entrare a far parte anche dell'associazione che si chiama Celtico Venetica Matta Ciancia, che ha questo nome un po' particolare. Siamo quelli che hanno organizzato il Patavion Celtic Festival, due edizioni 2002 e 2003, in cui ha avuto un riscontro molto positivo proprio a livello nazionale, e che purtroppo poi per questioni economiche non siamo più riusciti ad organizzarlo, non perché ci manchi la volontà o la voglia di fare, ma purtroppo queste feste hanno dei costi, tra l'altro anche burocrati, che non ci permettono assolutamente adesso di cercare di, di proporlo un'altra volta, se non che magari se si riuscisse a fare un bel gruppo si potrebbe ricominciare magari facendo cose un po' più piccole per portare avanti questo filone che purtroppo si sta perdendo. Hai dato il numero? Ecco, il mio numero di cellulare è il 335 52 97 743. Ecco, chi volesse magari chiamarmi, io sono ben lieto magari anche di incontrarmi oppure di poter riuscire magari anche qua tramite la radio fare delle serate a tema, magari anche assieme con Francesco, visto che anche Francesco ci dà una mano perché partecipa e poi ci tiene anche delle conferenze a tema, insomma. Bene, ecco, io saluto tutti, che Dea Ritia vi porti tanta salute e tanta abbondanza. Ciao a tutti.